Salve a tutti ragazzi e bentornati su Break to Play, eccoci di nuovo qui con Evoland e oggi siamo davvero di fronte all'ultimo episodio. Siamo di fronte all'ultimo episodio, di fronte all'albero del mana, pronti ad affrontare il boss finale. Zephyros, smettila di nasconderti, mostrati. Ti stavo aspettando. Ed ecco Zephyros versione incazzosa. Finalmente sei arrivato. Lasciati raccontare una storia. Tanto tempo fa la mia gente governava queste terre, ma sono stati attaccati e uccisi per i loro corni. Sono l'unico sopravvissuto e oggi mi prenderò la mia vendetta. Condividerai il destino della tua terra e l'albero del mana sarà il tuo luogo di sepoltura. Quindi ragazzi, abbiamo solo la spada come arma in questo combattimento. Dobbiamo cercare di evitare i suoi attacchi, che saranno attacchi abbastanza potenti. Questi, basterà evitare i suoi attacchi e colpire le sue mani. Ogni mano avrà 10 punti ferita, quindi andranno colpite 10 volte per essere battute, diciamo. L'idea è quella di, ecco appunto, a volte comunque saremo colpiti, cerchiamo di essere colpiti il meno possibile perché la seconda fase sarà abbastanza rognosa. Comunque vi consiglio di, bravo Nicholas, vi consiglio di recuperare il quarto cuore con la carne di Chocobo, che fa veramente comodo, perché come vedete questo robo decide a volte di farsi colpire, a volte di no. Io odio questo boss perché è rognoso, ma questo gioco è carino ragazzi, però a livello di distanze, di colpo o non colpo, non è molto intuitivo, perché si tratta di un giochetto, cioè è strutturato come i giochi seri del passato, però si tratta di un giochetto. Ok, comunque come vedete ancora non abbiamo ucciso nessuna delle due mani e ci ha già bello elevato mezza vita. Ok, adesso l'abbiamo fatto. L'idea migliore per colpire una mano è correre nella direzione opposta di quella mano. Lui cercherà di anticiparci e noi poi corriamo indietro per rimanere appunto indietro. Ok, colpite le due mani, adesso lui farà questo attacco qui. Questo attacco qui cercheremo di evitarlo più avanti, per adesso non ce la facciamo. Quindi colpiamo il suo cuore e poi andiamo alle sue spalle a colpire questa pallina. Lui farà questo aiuto, questo attacco a cerchio. Noi cercheremo di anticiparlo e rifare questa cosa. Ok, lui verrà di qua. Cercate di stare dalla parte opposta quando farà questo attacco. In questa maniera dovreste riuscire a fuggire. Aiuto, in questa maniera no invece. Ok, eccolo là. Cioè se state di qua riuscirete a capire in che direzione gira e quindi avrete abbastanza tempo per fuggire. Ovviamente qui si dovrebbe fermare, esatto. Dovrebbero essere 4 colpi se non sbaglio, quindi ci dovremmo essere. No, ok, 5 colpi. 10 colpi su ogni mano e 5 colpi per questo. Aia, eccoci. Non lo potevo risparmiare. Forse non l'ho colpito questa volta perché non ho sentito lamenti né niente. Aiuto, ok, colpiamolo. Ok, ci rimane un cuore e un quarto. Stiamo attenti ragazzi perché adesso c'è la fase abbastanza difficile, cioè secondo me la fase più difficile è la fase iniziale, perché comunque non è sempre chiaro che attacco farà, quindi questa sarà però comunque una fase abbastanza difficile. In pratica come vedete Zephyr uscirà fuori nella sua forma. Hai rotto la mia armatura di pietra, puoi rompere la mia armatura di pietra, ma in questa forma non puoi più colpirmi. Brucerò ogni parte di te. Ok, ci farà due tipi di attacchi. Questo qui con 3 palline a inseguimento, l'importante è stare sempre abbastanza lontano. E poi, eccoci, maledetto. E poi quando invece farà quella lì singola, aiuto, eccoci. È un casino ragazzi, è un casino perché siamo molto vicini, dobbiamo cercare di stare a distanza. Troppo vicino. Ok, dovremmo cercare di prendere la pallina blu e rimandargliela indietro. Ma no. Ok, dovremo puntare lui quando ci lancerà la pallina blu. Stiamo morendo, probabilmente non, cioè non ce la possiamo fare a vincere ragazzi. Ci abbiamo fatta una volta colpire la pallina blu. Ok, eccolo là. La dovremo colpire 3 o 4 volte, non ricordo. No. Ok. No, bene. Pallina blu. Ok. Se ce la faccio in queste condizioni sono il mastro
Mastro Gioco, mi devo chiamare. Oddio. Tre colpi, attenzione, attenzione, mi sembra sono tre o quattro, ho detto aiuto. Quindi non sono tre, assolutamente, se no è finita la battaglia. E... no, merda, 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 ok. Merda, no! Avete capito, no? Ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, ci risiamo, siamo nella stessa fase, abbiamo due cuori e mezzo di vita, quindi teoricamente siamo in un'ottima situazione. Ora vediamo un pochino di riuscire a sconfiggere Zephyros forma finale. Quindi non so se chiacchiera anche stavolta, no? Ah sì, ci chiacchiera, sì. Inizia a tirarci le palline, ok, iniziamo con quelle rosse. Continuiamo con quelle rosse. Continuiamo con quelle rosse, adesso quella blu. No, ma perché non mi riesce mai a prendere il tempo? Eccoci, wow. Ora quella blu per forza. Ok. No, che culo. Ok. Ok. Ok, adesso è quella blu. No, ok, sì, ce l'ho fatta. Colpito, uno. Prima l'abbiamo colpito tre volte, vi ricordo ragazzi, penso che a questo punto siano 4, 2, ok, siamo a metà. E pallina blu, no. 3, ok, buono, 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 buono. Aia, siamo a due cuori comunque, ci ho colpito due volte adesso, ok. Stavo per dire due volte, nel momento in cui dicevo due volte mi colpiva la terza volta, e 4. Ok. Perfetto. Durante questi secoli, I witnessed, ho fatto molte cose divertenti. Tutti questi momenti saranno persi nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo per me di unirmi alla mia gente. E abbiamo ragazzi sconfitto Zephyros, il boss finale di Evolent. E eccoci qui, you got Iron. Hai ucciso Zephyros? Ok. Bene. Ok. Mi sta sul cazzo l'eroe di Evolend, non potete capirlo. Ok, e quindi i titoli di coda, come vedete, Evolend ci fa vedere tutti i vari cosi, Shiro Game, bla bla bla, insomma un sacco di cose. E andiamo a saltare i titoli di coda. No, non si saltano i titoli di coda, va bene ragazzi. Quindi abbiamo appunto completato il gioco praticamente al 100%, ci mancava una stella e una carta. E come sempre ragazzi, ora fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa serie. Ho scelto di fare questa specie di piccolo esperimento. Comunque sono anche abbastanza tanti questi titoli di coda. Come vedete c'è proprio l'evoluzione del personaggio che va avanti, raccoglie il baule e diventa la versione successiva. Ganzo, ok. E ho deciso di fare questa piccola serie perché mi è stata consigliata, come dissi all'inizio della serie, da nonno Kamil. Però avevo già visto il gioco, insomma volevo fare qualcosa relativamente a questo gioco perché secondo me meritava davvero tanto, perché comunque è un'idea molto originale e non si era mai visto niente in giro del genere. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break2Play. Un saluto a tutti da Nicola, ci vediamo al prossimo video.